Visita ieri del ministro dell'Ambiente Sergio Costa nel Cilento per la presentazione della campagna di sensibilizzazione lanciata dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con testimonial Vittorio Brumotti. Un incontro propositivo con tanti spunti di riflessione. Si è discusso di tutela dell'ambiente e del mare e anche della problematica legata alla posidonia spiaggiata presente su diversi litorali del Cilento, ma non solo. E in particolare, problema molto sentito sulle spiagge della cittadina agropolese. Sarà approvata una normativa che darà una risposta in tutta Italia su questa problematica, dichiara il ministro all'ambiente Sergio Costa. Già sono state fatte la metà delle audizioni, l'aspirazione è approvarla possibilmente entro dicembre, ma comunque al più presto possibile, ci crede tutto l'asse parlamentare, devo dire la verità, non c'è differenza tra maggioranza e opposizione. Proposta dalla maggioranza ha trovato la disponibilità anche dell'opposizione, perché è una legge che tutela il mare, in quella norma c'è anche la tutela e il modo per intervenire sulle posidonie. È stato fatto un lavoro parlamentare serio, sarà la prima legge anche qua europea che tutela il mare in un paese come l'Italia che ha 8.000 km di coste, e qua abbiamo il corpo delle capitanerie di porto che sanno benissimo di quello di cui parliamo. Peraltro io ho chiesto al loro comandante generale di aiutarmi nella stesura della bozza della norma, poi arricchita a livello parlamentare, è stato audito il comandante, l'ammiraglio Pettorino, più volte, ed è una norma che secondo me darà questa risposta anche qui, non solo, ma in tutta Italia. Noi la attendiamo con grande attenzione, credo di poter dire che siamo ormai arrivati all'ultimo miglio per poterla approvare, e non ho trovato nessuno che era in disaccordo. È una risorsa, la posidonia va salvaguardata come posidonia, vanno salvaguardate le attività turistiche. Nella norma c'è tutta la procedura prevista, quindi direi di poter essere, di guardare al futuro con tranquillità. Questa normativa darà la possibilità alle regioni di poter avere delle linee guida per intervenire sulla problematica senza violare la legge e salvaguardando l'ambiente. Ma la metodologia, insomma, come sarà applicata per rimuovere le alghe? La norma ti disegna il perimetro di intervento e ti dice poi come devi intervenire. Il territorio è assegnato poi alle regioni, alle quali noi diciamo devi fare nell'ambito del perimetro della norma, ti devi comportare in funzione della differenza che ha tra la Sardegna e la Campania, per esempio. Quindi se tu vuoi una norma tecnica che vale per il Cilento, non è detto che valga per la Sardegna, l'Alghero, che è la stessa cosa, che pure e non ho detto Alghero per caso che c'è un problema anche Alghero di Paseo. Semplicemente ti dà il perimetro di ingaggio, cioè ti dice come ti puoi muovere finalmente senza violare la legge e salvaguardando il turismo e natura.